delle squadre italiane è stato incredibile. E poi comunque l'anno scorso è stata l'eccezione, ragazzi, cioè non dimentichiamo, l'anno scorso è stato qualcosa di eccezionale da parte di tutte le squadre che sono state coinvolte, sono state fenomenali, devono avere tutti i complimenti di sto mondo, dalla Juve, la Roma, tutto, a Milan, Inter, eccetera, eccetera, perché Fiorentina. E hanno continuato, molti di loro hanno continuato a farlo quest'anno in maniera molto positiva, quindi io lo vedo assolutamente come bicchiere mezzo pieno, anche se allarghiamo il discorso a quelle che sono rapporti economici, investimenti che uno può fare rispetto ad altre nazioni, no? Quindi l'Italia è riuscita già l'anno scorso, quest'anno ancora, tramite idee, tramite creatività, tramite lo reinventarsi, che su queste cose noi siamo anche bravi, reinventarsi situazioni eccetera, a delinearsi un ruolo comunque importante in Europa. Ora abbiamo, ovviamente, per tornare a quelli che eravamo negli anni 2000, ce ne vuole ancora un po', e tanto po', però questa è al momento una strada percorsa bene, e ora bisogna... Tutti i passi in avanti saranno ugualmente difficili, ma insomma, siamo nella posizione di poter pensare a qualche passo in avanti. Quindi vuol dire che il lavoro fatto fino ad oggi, nonostante tutto, nonostante non abbiamo degli stadi decenti, nonostante tante altre cose, stiamo facendo le cose, stanno facendo, non mi voglio mettere in mezzo. Vabbè. Aspettavi un De Rossi così, allenatore, insomma, da sorpresa. Guarda, io ho fatto parte del corso con Daniele, e poi lui l'ha finito l'anno scorso, io sto finendo quest'anno. E non mi sorprende il suo atteggiamento, la sua conoscenza calcistica, il suo modo di porsi, la sua energia e tutto quello che traspare da queste prime domeniche, no? Non mi sorprende. I risultati, averli così subito... Forse un filo sorprende, ma se pensi anche alla rosa della Roma, la rosa della Roma è un'ottima rosa, ma in Europa non era facile fare ugualmente bene così, quindi un po' sì. E sì e no, nel senso che le basi ci sono tutte, poi sai, anche per coach super esperti, e lo dicevo prima, mi hanno fatto una domanda sul Bayern Monaco, sul prossimo, anche per situazioni... di coach super esperti in società super a posto, no? Come il Bayern Monaco eccetera, delle volte fai le scelte giuste, che sono giuste in quel momento, ma qualcosa non funziona, così capita, non necessariamente uno è scarso, delle volte le cose semplicemente non funzionano, ma sono felice che nel caso di Daniele questo non sia il caso, e stia facendo bene, perché se lo merita, è un ragazzo straordinario.